De Martinis, come proseguono i controlli nella giornata del 25 aprile a Montesilvano? Sono stato su tutte le zone oggetto dell'ordinanza e devo dire che i cittadini hanno rispettato alla regola tutto quanto prescritto e questo non può che farmi piacere nella misura in cui hanno capito qual era lo scopo e l'intento del sottoscritto e del Comitato Ordine e Sicurezza Pubblica, ma soprattutto hanno capito quanto sia importante, insomma, ancora mantenere cautela per uscire definitivamente da questo triste periodo. Riviere di Montesilvano off limits. Sì, l'ordinanza prevedeva l'interdizione della riviera, fatto salvo i titolari degli stabilimenti ai quali abbiamo dato la possibilità di lavorare per sempre però con una limitazione dava la possibilità a uno o due titolari di stabilimento di appunto presenziare all'interno degli stabilimenti per lavori di manutenzione. Nelle ultime ore avete iniziato la distribuzione delle mascherine alla cittadinanza di Montesilvano. Ieri c'è stato qualche problema, soprattutto in un punto di raccolta. Sì, come era prevedibile, le mascherine in questo periodo sono una delle cose che più di tutte servono e più di tutte sono ricercate dai cittadini. Faccio una premessa, noi siamo come comune non avevamo l'obbligo di fornire le mascherine, ma come fatto anche da altri colleghi ho inteso appunto distribuire tutte quelle forniteci dalla Protezione Civile regionale. Abbiamo deciso di ragionare 6 punti di distribuzione, limitando però nei 4 giorni il beneficio tramite la lettera dell'alfabeto, l'iniziale del cognome dei cittadini. Diciamo che ieri in un solo punto si è creato un minimo di problema perché tanti cittadini non corrispondenti appunto a questo si sono riversati poi alle prime ore di distribuzione come se non ci fosse un domani e quindi solo in quel punto si è creato un minimo assembramento che però grazie alla presenza anche della polizia locale che avevamo in qualche modo previsto in ogni punto nell'arco di una 20 minuti, mezz'ora si è risolta riconducendo il tutto alla normalità. Devo dire che nel pomeriggio tutto invece è andato e filato liscio e sono certo che lunedì, martedì e mercoledì, 3 giorni in cui si continuerà con la distribuzione, tutto sarà molto più tranquillo nella misura in cui ieri abbiamo poi deciso comunque di fornire mascherine anche a chi non ne aveva diritto in quella giornata e quindi abbiamo servito quasi il 60% della popolazione.